L'ospite in rassegna. Eccoci, torniamo in studio e saluto subito il professor Silvio Improta, dirigente scolastico dell'Istituto Aldo Capitini, uno degli istituti più importanti della città di Perugia. Ne parlavamo prima col direttore di Umbria 24, Ivano Porfiri. Professor Improta, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E ben trovato. Ne parlavamo prima, come dicevo, col direttore di Umbria 24, dei problemi legati alla scuola. Loro ieri sono stati a dare un'occhiata ai lavori che si stanno facendo al liceo classico Annibale Mariotti, mentre il Capitini, professor Improta, sembra che la situazione, come dire, sia molto legata alla decisione presa dalla provincia, decisione che ha sollevato diverse polemiche da parte vostra, se non sbaglio, ma anche da parte di altri, di adibire alcuni spazi della scuola al Tribunale di Perugia. Intanto partiamo da qui, com'è la situazione? Allora, la situazione distinguiamo fra quella della scuola del Capitini, nel quale noi riusciremo a far tornare tutti i ragazzi per ripartire in presenza, certo, all'avvio delle lezioni, perché comunque per fortuna e con un po' di lavoro del personale gli spazi e le attrezzature, gli arredi, insomma, sono stati rimessi a posto in modo da poterli accogliere tutti in sicurezza. La questione della volontà della provincia di concedere al Tribunale di Perugia di venire a fare l'aula delle udienze al Capitini è legata al centro congressi, certo, che, insomma, come si sa nella città, è un'area molto grande, perché il centro congressi arriva quasi a 700 posti, e che è usata un po' non solo da noi, ma soprattutto dalle scuole della città e dagli altri enti per tante manifestazioni. Il problema è che si trova all'interno di fatto di quello che è un vero e proprio campus, costituito dalla scuola, dalle palestre e appunto dal centro congressi. Quindi la nostra preoccupazione è legata soprattutto alle interferenze che ci sono fra attività di questo tipo, che prevedono il passaggio di mezzi, la presenza di imputati, testimoni, parti civili, piuttosto che avvocati, certo, eccetera eccetera, e i ragazzi che tutti i giorni vanno avanti e indietro fra i padiglioni, fanno ricreazioni, attività, e entrano comunque dallo stesso ingresso generale del piazzale della scuola. Ora, è chiaro che le interferenze col centro congressi sono sempre state quando si fanno manifestazioni, ma un conto è organizzare una manifestazione, un'assemblea studentesca, un'altra cosa, altro è in permanenza, insomma, di bio uno spazio, un uso del tutto diverso. Certo, come quello della giustizia. Questo è il primo problema. Certo, certo. Prego, prego, dottor Improta. No, poi ci siamo per dire anche che nel momento in cui le scuole stanno cercando di avere più spazi, perché ogni volta che c'è da fare un'iniziativa che non prevede anche semplicemente la lezione in classe, ma magari avere insieme 50-100 ragazzi per qualcosa, c'è bisogno di uno spazio ampio. Questi sono dei pochi che esiste nella città, e chiaramente sottrarlo a questo uso preoccupa tutti. È chiaro, anche perché poi, come diceva lei, veniva e viene usato, è stato usato negli anni il centro congresso, soprattutto alcune parti, anche per manifestazioni di vario genere, ma insomma manifestazioni che in qualche modo si conciliavano, diciamo così, con le attività scolastiche. Era possibile gestirle in sicurezza, perché certo, abbiamo magari un preavviso che quel giorno ci sarà l'assemblea del liceo piuttosto che altra scuola, piuttosto che sono state fatte anche manifestazioni politiche, insomma, presidenti, sì, di regione. Non è un problema. Evidentemente un uso invece permanente diverso, per di più con un tipo, insomma, di utilizzo un po' particolare, perché richiede delle sicurezze differenti, no? Stiamo parlando di un tribunale penale, quindi ovviamente per ovvi motivi. Mi permetto di dire un'altra piccola cosa. Prego. Allora, intanto, lungi da me, ma anche da tutti gli operatori del Capitini, di non pensare che sia importante la gestione della giustizia in questo paese, certo, e a Perugia, ci mancherebbe anche. È solo che noi stiamo invocando una soluzione diversa, tutto qui, certo, perché non ci sembra la migliore. Lei, certo, ha detto una cosa, mi permetto, interessante, è stato usato dalle scuole e da altre scuole, senz'altro, ma guardi, alla fine il Capitini usa il centro congressi 2 o 3 volte l'anno, il resto è utilizzato dalle scuole della città, ecco, tant'è che io stamattina ho mandato alla provincia e anche alla stampa, dovrebbe arrivare appunto anche a voi, una lettera che mi è arrivata da 20 dirigenti delle scuole di Perugia, che dicono la stessa cosa. Certo, e su questo volevo arrivare, dottor Improta, perché questa battaglia, chiamiamola così, o comunque questa
questa presa di posizione non è tanto del Capitini nella persona dei suoi dirigenti scolastici e del dottor Improta, ma sembra essere ormai battaglia comune di tutti gli istituti scolastici di Perugia. Questa lettera con i firmatari di altri istituti lo fa capire chiaramente, e cioè che il centro congressi non è solo una questione legata all'istituto Capitini, ma è un po' legata a tutte le altre scuole che lì, in maniera diversa, con tempi diversi, durante l'anno magari fanno delle, anche loro, delle manifestazioni o organizzano delle manifestazioni. Mi sembra questo un po' il punto, dottor Ricordo. Sì, ma è esattamente questo, perché io vado dallo spettacolo di fine anno del Sesto Circolo al progetto che prevede la lettura con attori di un testo italiano del liceo. C'è venuto di tutto negli anni nel Circolo Congressi, per fortuna, perché è un'ottima struttura, e meno male che la provincia di Perugia ce l'ha e l'ha gestita in questo modo. Certo. Questo l'ha detto, però se questo non c'è, è chiaro che diventa un danno per tutti, e per questo credo che siano veramente tutti i colleghi della città che hanno sottoscritto questo appello. Certo, certo. Senta, dottor Improta, con il presidente della provincia lei ha parlato, e per ora insomma la situazione mi sembra che non si sia sbloccata. Questo è il presidente della provincia, no, Bacchetta. Al momento, prego. No, sì. No, ho parlato con il dottor Bacchetta più volte, e in questo momento la provincia ci sta rispondendo che è necessario, che non possono farne a meno. Certo. E che però sarà assicurata la sicurezza. E io ovviamente dissento, ma soprattutto sul fronte sicurezza, non che non credo alle parole del dottor Bacchetta, ma io ho bisogno di eventualmente qualcosa di più, di un'assicurazione vocale. Certo. Ho bisogno di un piano di sicurezza che non c'è ancora, ho bisogno di capire come si contempla questo con l'uso del piazzale, con gli ingressi che sono, ripeto, in comune. Onestamente qualche dubbio che si possa gestire tutta tranquillità ce l'ho, è molto fondato. E in questo anche i genitori, mi scriveva ieri il presidente del consiglio d'istituto, sono ovviamente molto preoccupati. Certo, certo, si legano alcuni problemi, si legano ad altri, diventa una specie di catena. Senta, dottor Improta, spostando l'argomento, lei mi ha detto in apertura che l'istituto Capitini è pronto a ripartire in presenza. Questa è una notizia, come dire, importante, ma importante perché l'istituto Capitini è uno dei più, come dire, frequentati del capoluogo, non è un piccolo istituto. No, in sono cui oltre 1000 studenti. Ecco, ecco, appunto, insomma, sono oltre 1000 studenti, però al momento, come lei ci dice, siete pronti per ripartire in presenza con magari entrate ed uscite scaglionate e tutto quello che ne consegue? In questo momento noi ci siamo organizzati per gli spazi interni, spostando alcune aule, ovviamente dedicando alle classi più numerose alcuni spazi più ampi, ma comunque insomma per fortuna la struttura ce lo permette. Per quanto riguarda gli arredi, fra quelli che arriveranno dal commissario all'emergenza e quelli che l'istituto in proprio ha acquistato già ora per far fronte all'emergenza, insomma siamo in condizione di accogliere tutti. Per gli ingressi, in questo momento noi avremo le entrate fisiche scaglionate da vari ingressi degli edifici, in modo da evitare ogni assembramento. Certo. Aspettiamo nell'interlocuzione che c'è con la regione per quanto riguarda i trasporti di capire se faremo anche uno scaglionamento orario. Certo. Che ovviamente non è legato tanto alla disponibilità della scuola, non ci sono problemi, ma ai trasporti. Tenderemo ad avere comunque tutto nella mattinata, come abbiamo sempre fatto, salvo i corsi di recupero, le attività aggiuntive o alcuni progetti particolari, come si è fatto negli ultimi anni. Certo, certo. Tutti a scuola, certo. Tutti la mattina, tutti in sicurezza, Capitini. E mi stanno arrivando proprio delle sollecitazioni sui trasporti, che è un nodo, uno dei nodi all'interno della riorganizzazione della scuola per fare fronte all'emergenza sanitaria dei più importanti. La Regione, per bocca del suo assessore ai trasporti, Enrico Melasecche, ma anche dell'assessore Paola Gabiti con delega alla scuola, ha fatto capire che insomma ci si lavorerà su questo assolutamente, perché in alcuni istituti, come dire, lo scaglionamento, il differimento degli orari di entrata e di uscita dei ragazzi è importante, soprattutto quegli istituti come il Capitini, che di ragazzi che vanno a scuola ne hanno tanti. No, professor Improta, sì, certo. Questo mi sembra un nodo non da poco, sì, quello dei trasporti. È un nodo fondamentale, so che in Regione ci stanno lavorando. Credo che abbiano un problema, come ovvio, di risorse, ma anche tecnologiche, perché bisognerebbe avere una flotta, certo, diciamo, di mezzi notevole,
chiaro che questo è un problema che si pone soprattutto per le scuole grandi, superiori, dove il bacino di utenza è molto ampio, e negli istituti superiori di Perugia, soprattutto i tecnici, vengono ragazzi da un bel pezzo di provincia, insomma, certo. Non sono solamente quelli della città, e quindi i trasporti sono più complessi. Speriamo, insomma, che riescano a trovare risorse in modo di fare anche scaglionamenti orari, ma anche di affrontare da subito alcune criticità che, a prescindere dal Covid, già c'erano, perché noi vediamo arrivare tutte le mattine i pullman e alcune linee sono già sovraffollate. Quindi se già riuscissero a intervenire su quelle, diradando ovviamente le presenze nei mezzi, aggiungendo corse e così via, sarebbe sicuramente un passo avanti. Certo. Io spero nei prossimi giorni, insomma, di riuscire con gli altri colleghi, con l'ufficio scolastico, che parlo di continuo con la regione di questo, evidentemente, a avere qualche elemento in più. Certo, e corsa contro il tempo, tra l'altro, di tutti gli istituti. Noi, insomma, anche in provincia di Terni abbiamo sentito, dottore Improta, quest'estate sarà un'estate di lavoro per tutti sul mondo, nel mondo. Assolutamente sì, questa è un'estate di lavoro per tutti noi. L'importante è preparare tutto perché i ragazzi tornino. È chiaro. Senta, volevo chiederle ancora una cosa. Voi avete fatto delle proposte alternative, perché mi stanno arrivando delle sollecitazioni a tornare sul tema. Voi avete fatto delle proposte alternative sull'uso degli spazi che la provincia vi chiede? Avete avanzato delle proposte magari alternative? No, avete detto solo qui. No, in questo momento no, stiamo parlando del centro congressi, immagino. Certo, certo, sì, certo. Sì, io ovviamente l'unica proposta che ho fatto, dico, ma forse era più semplice trovare un capannone semivuoto in zona industriale e attrezzarlo, anche per sicurezza, la visibilità, certo, e investimenti necessari a trasformare il centro congressi in un'aula. Ma non abbiamo dato, insomma, non ci sembrava noi in questo momento il compito o indicazione precisa. Certo. Ci sembrava una logica. Certo. Senta, rispetto alle direttive che vi arrivano, ci sono dei problemi non tanto nel recepirle, ma quanto nell'interpretarle? Come da diverse parti, insomma, si solleva un po' una polemica su direttive che sono in qualche modo poco chiare, a volte in contrasto. Voi per agire avete trovato dei problemi per muovervi? Ci sono difficoltà di interpretazione in un momento in cui le direttive si accavallano e sovrappongono, certo. Però siamo al lavoro per questo, e quindi non più che polemica, certe volte è un po' di difficoltà, questo sì, certo. E soprattutto quando poi le direttive, invece che essere decreti, ordinanze o quant'altro, in realtà sono un accavallarsi di dichiarazioni via mezzo stampa, che, certo, posso capire servano per il pubblico, ma per l'amministrazione no, fanno un po' di confusione. Quindi io di solito, come tanti altri colleghi, mi attengo quando arriva finalmente l'atto definitivo, certo, approvato, che la cosa, secondo, sì, dei casi, nero su bianco, lavorare. Il vecchio buon nero su bianco, che è la cosa forse migliore. Sì, con qualche difficoltà ovviamente, però insomma cerchiamo di, certo, fare. Poi nel momento in cui non è chiara abbiamo chiesto chiarimenti, man mano alcune cose stanno arrivando. In chiusura, l'elemento di difficoltà al momento, che lei ovviamente può parlare per il Capitini, ma insomma che lei vede nel mondo della scuola per riorganizzarsi, qual è un elemento, se c'è un elemento di difficoltà vero? In questo momento oggettivamente è veramente il discorso trasporti, perché stiamo ancora, diciamo, avendo poche risposte, sì, so che ci si lavora, ma non abbiamo ancora la concretezza del meglio. Tutto il resto, almeno per i Capitini, siamo riusciti a sistemarlo. È chiaro, è chiaro. Allora io mi fermo qui, ringrazio il dottor Silvio Improta. Poi avremo modo di tornare a parlarci magari a settembre, quando ci sarà, saremo imminente, vista del 14, della ripresa delle lezioni, ci risentiremo per fare un punto della situazione e sperare che tutto si sia risolto e che si sia trovata anche una soluzione a quella degli spazi, insomma, di solito. Speriamo, e siamo molto, molto, saremo molto felici di risentirci, insomma, di avervi anche ospite a scuola quando potrete. Certo, certo, e noi faremo senz'altro questo nostro servizio, perché è molto importante, lo vedo questa mattina, non solo questa mattina, ma soprattutto questa mattina dalle domande che stanno arrivando al dottor Improta, circa appena abbiamo parlato di trasporti, si è sollevato subito qui richiesta di come, certo, quando, i ragazzi a che ora entrano, a che ora escono,
Quello che mi sembra chiaro, dottore Improta, è che le elezioni durante la mattina verranno spalmate come sempre, non ci saranno. Sì, al momento è tutto come sempre, 8-14, insomma i soliti nozzi orari, in questo momento è così. Ecco. Vedremo poi con l'interlocuzione della regione se possiamo fare differenziate, ma dipenderà dalla disponibilità dei trasporti. Torneremo, intanto partiamo da questi punti fermi, torneremo a parlarne. Dottore Improta, io la ringrazio. Saluto lei tutti. Grazie tutti, a lei, ovviamente tutti i ragazzi, le famiglie del Capitini, dell'Istituto Aldo Capitini, istituto molto importante della nostra città. Grazie. Un saluto e un buon lavoro, a presto, dottor Improta. Arrivederci, a presto. Arrivederci. Grazie. Allora, sono le 8:50, noi, se non ci sono aggiornamenti, ed Enrico Tribioli della redazione giornalistica mi facendo che non ce ne sono, ci fermiamo qui. E ovviamente non si ferma qui la programmazione di Umbria Radio, musica, informazione, e noi ci sentiamo lunedì come sempre alle 8:10 con la nostra rassegna stampa estiva, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un buon fine settimana sempre con noi, insieme come sempre, come da tantissimi anni ormai ci dimostrate, e noi siamo qui insieme a voi. Grazie, un saluto e un buon fine settimana da Pierpaolo Burattini, Umbria Radio.